Guardi, chiedete la partita, come ho già detto, la gioca direttamente il mio segretario, che è Matteo Salvini, e quindi sarà lui che farà tutte le valutazioni opportune. Io non dico nulla perché in questo caso giustamente la partita la sta giocando lui ed è giusto che dica lui. Oh, dai, adesso cominciamo con le domande, facciamo questo, facciamo quell'altro. Come ho già detto, non rispondo, chiedete poi a Salvini e nelle prossime ore sicuramente, insomma, Però arriveranno non è una figura comunicati, comunicati. istituzionale. Ma le figure istituzionali indubbiamente che sono tante, l'abbiamo sempre detto, cioè nel senso che possono ricoprire quell'incarico, però ribadisco, nessuno, il centrodestra farà le proprie valutazioni e dopodiché, quando sarà il momento, vi comunicheremo tutto qua. C'è un po' di sofferenza però all'interno anche della Lega, sul fatto che Berlusconi la sta tirando forse un po' troppo C'è per le nessuna lunghe. insofferenza, queste sono tutte questioni che attengono più a dietrologie giornalistiche o a speculazioni varie. Assolutamente il centrodestra è unito, sta lavorando. Questa volta, come abbiamo detto più volte, si sta giocando una partita importante, la possiamo giocare da protagonisti e quindi cercheremo di giocarla fino in fondo, come è giusto che sia. Poi. Ma non c'è un rischio che si va a finire con quelle amministrative che poi esce fuori un nome? Rischi, ripeto, il centrodestra unito è forte ed è il lavoro che noi continuiamo a fare, lo abbiamo anche dimostrato in altre occasioni, quindi anche in questa sarà altrettanto un'occasione su cui si vedrà la nostra forza. L'eventualità in cui fallisse il centrodestra a pagarne di più sarà Berlusconi o Adesso l'eventualità, non l'eventualità, facciamo un passo per volta, visto che stiamo andando anche piano, come vedete, quindi di conseguenza un passo per volta cominciamo. Noi adesso lavoriamo per quello che dobbiamo lavorare, poi del futuro. Le cose cambiano talmente rapidamente che come si fa oggi a dire cosa succede domani o dopodomani? Il caro delle bollette è indubbiamente il lavoro fatto da Cingolani che ha messo in evidenza comunque che il governo sta cercando di recuperare le risorse necessarie per affrontare questo tema, ci soddisfa e diciamo che è una ragione in più perché, come abbiamo spesso detto, una fase così delicata e così problematica, il governo deve assolutamente andare avanti e lavorare come sta lavorando. Grazie. Quindi Draghi non appena. Grazie a voi, buona giornata a tutti.